Il fatto che Fratelli d'Italia sia il primo partito in Italia significa tante cose per tanti di noi. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto, è sicuramente una notte, diciamo, di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. È una vittoria che io voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata. Però quando stanotte sarà passata, quando questa notte sarà passata, noi dovremo ricordarci che non siamo a un punto d'arrivo, noi siamo a un punto di partenza. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Questo è il tempo della responsabilità. Questo è il tempo in cui, se si vuole far parte della storia, si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone, perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo, come non l'abbiamo tradita mai. Quindi è importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti, lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide, perché il grande obiettivo che ci siamo sempre dati nella vita e che ci siamo dati come forza politica è stata quella di fare sì che gli italiani potessero essere nuovamente orgogliosi di essere italiani, di sventolare la bandiera tricolore. È il nostro compito ed è il compito che onoreremo se saremo chiamati a governare questa nazione. Abbiamo appena ascoltato in notte fonda il discorso di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, primo partito. Ma non c'è dubbio, una grande affermazione del centrodestra, nell'ambito dell'affermazione del centrodestra, un trionfo di Fratelli d'Italia, trainato dalla sua leader Giorgia Meloni. Una donna impegnata, brava, competente, tenace, insomma che c'era tutto. Una notte di rivincita, qual è il suo stato d'animo? Ma il mio stato ovviamente al momento è uno stato di gioia, di soddisfazione per il risultato elettorale. So che da domani arriverà il momento della responsabilità. Le sfide che attendono il Paese sono tante, sono veramente impegnative. Occorrerà lavorare sodo, occorrerà formare un governo forte, sostenuto da una maggioranza coesa. I dati sembrano confermare questa maggioranza ampia a favore del centrodestra, quindi potrà supportare un governo forte, coeso, in grado di affrontare, come dicevo prima, le tante sfide impegnative che attendono il Paese. Una svolta non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale. Vediamo, diciamo, le prossime ore serviranno ad approfondire, ad analizzare il dato elettorale. Credo e spero che questo sia un nuovo inizio per il centrodestra anche a livello territoriale. E finalmente una notte di riscatto per il centrodestra. Lo è a livello nazionale, regionale e finalmente lo è anche a livello locale. Lecce torna a destra, torna dove è sempre stata per decenni e torna con un margine netto che è importante per noi leggere per il presente ma soprattutto per il futuro. Giorgia Meloni significa la persona giusta al posto giusto nel momento giusto. E sulla base di questo dobbiamo interpretare anche il volere dei leccesi. Lo dobbiamo interpretare soprattutto per il futuro, perché la cittadinanza ci dice, ci sta dicendo che può tornare anche a Lecce Città un'amministrazione di centrodestra. Lo ha detto chiaramente nelle urne, nonostante il civismo che in questi anni è stato ago della bilancia si sia poi nelle ultime settimane schierato mani e piedi con la sinistra. Ecco, nonostante questo, parecchio di quel civismo veniva proprio dalla destra e dal centrodestra. Oggi Lecce torna a esprimere una preferenza netta per la nostra area. Un dato importantissimo e soprattutto un dato da coltivare adesso che il governo centrale romano
ci vedrà muovere gli indirizzi e il volere degli italiani. Grazie a tutti.